Siamo a Sasso Maggiore Terme in occasione del quinto convegno di traumatologia clinica e forense. In tale occasione abbiamo incontrato il presidente del congresso, il professor Fabio Donelli. Allora, professore, ci indichi un po' i topics principali trattati durante questo congresso. Il congresso, sono molto contento perché è un congresso che ha avuto un certo audience, ci sono stati molti clinici il venerdì e oggi c'è stata una bellissima sessione con la discussione del caso clinico fatto dal magistrato. Uno degli argomenti del congresso sono state le problematiche posturali, soprattutto relative al post-traumatico. Cosa ci può dire in merito? Un quadro clinico importante per la patologia post-traumatica sono le problematiche posturali. Le problematiche posturali cosa sono? È un quadro anatomoclinico che deriva dagli esiti della frattura che il soggetto presenta. Esempio concreto, se ho una frattura al calcagno e per un certo periodo devo portare un apparecchio gessato, che cosa succede? Succede che cammino con le stampelle e camminando con le stampelle procuro un sovraccarico alla colonna lombosacrale. Quindi, il soggetto, nel caso in cui è operato ad un calcagno, ha portato un apparecchio gessato, ha avuto una marcia con zoppio tutelato da un antibrachiale o da un bastone, potrebbe avere una lombalgia. Se per caso questa lombalgia dovesse degenerare in un'ernia, il problema è capire se l'ernia discale è riconducibile all'evento traumatico subito.